non è un tamburo che suona enormemente, di qua suona un po' di più, anche se è bucato, però l'idea è proprio di lasciar suonare, suona, anche perché è una pelle spessa, per cui vince lei, se stringi non suona, ok? E per cui me le faccio di solito, non ho ancora trovato, quando troverò qualcuno che le fa, ben venga, però per adesso me le faccio. Quindi la mente non può mettere mano. Eh? No. Cosa? È giusto. La mente non può mettere mano. No, 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 perché no? Certo che sì, cioè, sicuramente esattamente sì. Quello che... esattamente quello che gli dirò, scusate, esatto. Adesso a dicembre vado a fare una riunione con loro come sempre e glielo dirò. Voi non producete quel tipo di strumento, ma producete una serie di bacchette per tanti strumenti. Perché non avete usato a questo, visto che comunque lo strumento è molto diffuso. Sì, sì. È molto più diffuso di un Bogart. Glielo facciamo fare poi. Esatto. E tendenza, per finire, poi la tecnica di bacchette, qua mi sono fermato a spiegarla perché ci stavano uccidendo. L'idea della bacchetta è... Vabbè. Ok? È stoppato e pensiamo anche al fatto che è l'unico strumento metallico all'interno dell'orchestra, quindi si suona molto piano. Ci vuole un'indipendenza e riuscire a vincere anche l'eccitazione del momento da suonare. Quindi tendenzialmente... Ok, però la bacchetta, la campana suona piano. Scusa, ma non sarebbe meglio suonarla con legno? No. No, ci vuole metallo sul metallo. Ok. Quella è la... Poi se vogliamo oggi suonarla con legno, suonarla con legno. No, 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 non è un problema. Ma tendenzialmente sono... Perché sono strumenti che si suonano bene. Già, vai in un studio. Accompagnamento che ti ho detto è proprio un colpo in più. La base di quell'accompagnamento è questa. Anzi, la base vera o 3 o 2 o 3 solo accompagnare un solista con un dum dum, posso tenere. Se mi trovassi con un altro che fa quello che facevate già, primo non serve più. Ok? Allora, vediamo un altro ritmo, con un piccolo stacchettino, una roba molto semplice, si chiama Soli, forse l'ho già lavorato, ma che altro chiama? Soli, ed è, Soli è un ciclo di ritmi che si usa per la festività del passaggio dei giovani ragazzi all'età adulta, che coincide con la circoncisione maschile. È un momento molto importante della vita, potete immaginarlo. In Africa succede presto perché si diventa uomini molto prima, in generale i tropici, la vita è più veloce, si fanno i figli prima, ci si sposa prima, si diventa uomini prima, per cui verso i 13-14 anni i bambini vengono presi, i ragazzini vengono portati nella foresta, stanno nella foresta con i saggi. È una cosa che hanno fatto ancora adesso, è una cosa vivissima, stanno nella foresta circa un mese, gli vengono raccontati i segreti della vita, gli si spiega delle cose che rimangono segrete per tutta la vita e al ritorno vengono circoncisi. E per cui è un momento molto importante. Soli è tutta la cerimonia che richiede 100.000 ritmi. Di base Soli è del mandenghe, forse il ritmo più diffuso di tutti, per cui a seconda dell'etnia o addirittura del villaggio a 20 km lo suonano diverso. Ci sono tantissimi tipi di Soli. Io volevo far vedere, se abbiamo tempo, volevo far vedere tre differenti, due abbastanza simili e uno molto differente. Per cui iniziamo a vedere questo Soli che viene chiamato Suku in Mali ed è un ritmo molto generico, si suona per tantissime cose, arriva da questa festività ma è un ritmo che si suona praticamente sempre. Vediamo il primo accompagnamento. La base è quello che è uno dell'alfabeto del djembe, uno dei classici accompagnamenti del tamburo djembe, chiamato anche passporto, passepartout, perché si suona su tantissimi ritmi diversi, che si chiama il tattità, cioè praticamente destra, destra, sinistra, alto, medio, alto.
non mi piace molto parlare, ma giusto per finire il maneggio possiamo aggiungere un suono basso, quindi le mani faranno ta ti 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 guarda. E la sinistra alta, questo suono qua, ok? Thank you.
partire. Per voi, esatto, andiamo. 1, 2, 3, A. Thank you.
sinistra, fa suono basso, destra e sinistra fanno due suoni alti. Fermiamo lì.